Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, la protesta degli agricoltori e allevatori con i loro trattori, ora state osservando la situazione in Spagna, sta ottenendo un certo successo, indicando che questa è la strada giusta, o almeno una delle strategie che possono salvaguardare i diritti di tutti i cittadini. E per chi non l'avesse ancora chiaro in mente, le proteste sono contro l'Agenda 2030 e il Green Deal europeo, che mirano alla distruzione delle nostre campagne e inondano il mercato con prodotti extra UE. Vediamo cosa è stato ottenuto finora e che però non deve essere considerato un traguardo, bensì la meta deve essere la totale abolizione di tutte le norme proposte dall'elite del World Economic Forum e che sono una vera e propria minaccia ai popoli. Abbiamo un'occasione unica, le elezioni di quest'anno, non solo nell'Unione Europea, ma in mezzo mondo. E i politici vorranno compiacere ai loro elettori. Forza dunque, lavoriamo per annullare l'agenda antipopolo. Una brevissima premessa. Mi permetto di consigliarvi di iscrivervi gratuitamente al nostro canale Telegram Dentro la Notizia, perché lì potrete ricevere quelle vitali verità che la censura dei social dell'elite non permette pervengano alla conoscenza dei popoli, perché vanificherebbero i loro piani. La Commissione europea della von der Leyen è stata costretta al dietro fronte davanti alla protesta degli agricoltori e sta abbandonando passaggi chiave nella proposta per il 2040, volta, dicono, a ridurre l'inquinamento da gas serra. Secondo il piano dell'esecutivo dell'UE, tutti i settori devono ora contribuire, ma il taglio del 30% precedentemente imposto alla produzione agricola entro il 2040 è sparito. Buona notizia! La bozza rivista ha inoltre escluso l'obbligo per i cittadini di apportare cambiamenti allo stile di vita, come mangiare meno carne, e impedisce di porre fine ai sussidi ai combustibili fossili, come riferisce Politico. Altre buone notizie. Bruxelles ha dovuto far fronte alle richieste di gruppi industriali e di alcuni partiti politici di tracciare un percorso climatico per il 2040 che non susciti ulteriore rabbia. Il piano dell'UE sarà presentato martedì e raccomanderà una riduzione del 90% delle emissioni totali dell'UE entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Quindi non è ancora un successo pieno. Avanti trattori! La versione aggiornata del piano, che è ancora soggetta a modifiche, ha inquadrato l'agricoltura in una luce più positiva rispetto alle bozze precedenti. È stato inoltre sottolineato il ruolo che il settore svolge nella sovranità alimentare dell'Unione Europea. Nel frattempo l'UE ha anche annullato il piano per dimezzare l'uso dei pesticidi in tutta l'Unione, che doveva entrare in vigore entro 2030 come parte del cosiddetto Green Deal. Che in Europa siano al potere i dittatori globalisti lo si capisce da alcuni preoccupanti fatti. La libertà di espressione e il libero giornalismo in un regime dittatoriale sono impediti. A conferma di questo, in mezzo al furore dei globalisti per la decisione di Carson di intervistare Putin, l'amico di Soros e membro del Parlamento europeo, Guy Verhofstadt, ha chiesto che al giornalista americano venga imposto un divieto di viaggio nell'Unione europea e che venga avviato il processo per imporre sanzioni. Fortunatamente l'Ungheria ha la possibilità di impedire all'UE di sanzionare Carson e martedì ha confermato che lo farebbe se la misura fosse sottoposta al Consiglio. Questo dovrebbe farci capire l'importanza dell'Unione tra tutti i popoli in questa guerra contro le diaboliche elite. Uniti si vince, e i più acuti lo hanno compreso. I globalisti del World Economic Forum vogliono annientare la sovranità nazionale e creare un unico governo tecnocratico mondiale. Il seguente fatto ne è l'ennesima conferma. Il governo ungherese ha introdotto nuove leggi contro i finanziamenti esteri, dopo che un rapporto ha rivelato che i partiti dell'opposizione e i media hanno ricevuto più di 10 milioni di dollari dalle ONG degli oligarchi occidentali prima delle ultime elezioni, in particolare da gruppi legati al Partito Democratico d'Ungheria. La Commissione europea, in un comunicato stampa pubblicato mercoledì, ha affermato che la nuova legge sulla difesa della sovranità nazionale viola diverse disposizioni del diritto primario e derivato dell'UE, tra cui i valori democratici dell'Unione, il diritto di voto dei cittadini dell'UE e il diritto alla privacy e tutela dei dati personali. Ma come stanno realmente le cose? Un rapporto del Comitato per la Sicurezza Nazionale ungherese
ha rivelato che la ONG Action for Democracy, con sede negli Stati Uniti, con stretti legami con George Soros, ha donato 4,48 milioni di euro alla campagna del leader dell'opposizione Peter Marchi Zai, mentre la rivista d'opposizione Ezza Lemiec ha ricevuto 2,57 milioni di euro da un'organizzazione svizzera anonima. Possiamo solo immaginare chi ci sia dietro, se non il solito che ha rovesciato governi di mezzo mondo. Il governo ungherese ha difeso la nuova legislazione insistendo sulla necessità di preservare la sovranità nazionale e prevenire interferenze straniere nelle elezioni. Una questione che l'Unione Europea considera di vitale importanza quando si tratta della presunta ingerenza della Russia. Ma quando si tratta dell'ingerenza del compagno Soros, allora va tutto bene. Anzi, va incentivato. Un rapporto declassificato dei servizi di sicurezza ungheresi ha rilevato che Action for Democracy ha fornito oltre 11,2 milioni di dollari all'opposizione ungherese e ai media affiliati all'opposizione durante le elezioni del 2022. La Commissione UE, in un vero e proprio attacco alla sovranità nazionale, ha concesso all'Ungheria 2 mesi per rispondere alla richiesta formale prima di intraprendere un'azione legale davanti alla Corte di Giustizia Europea. Sembra che i nazisti siano al potere. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Robbie.